Amici di Inter, fan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borelli alle nostre videopagelle. Sono belle videopagelle perché l'Inter ha vinto 4-0. Ecco la bandiera che non riuscivo a farvi vedere, ma vedete sempre in interagire mercato o il telo che invece ritorna, il telo da mare perché sono in Puglia, a Vieste, ma abbiamo vissuto lo stesso insieme questa bella vittoria dell'Inter 4-0 con la Spal, dopo il 6-0 al Brescia, anche lo 0-4 con la Spal Inter che si porta a 71, scavalca Atalanta e Lazio rispettivamente terza e quarta a 70 e a 69, e quindi da una parte soddisfazione per essere la prima difesa a 34 gol subiti, il secondo attacco a 70 due gol fatti più 38 differenza reti, la seconda differenza reti anche sopra la Juventus. Dall'altra resta un po' il rimpianto perché se dopo il lockdown, quei famosi 8 risultati vincenti consecutivi che si potevano fare, l'Inter ha fatto 5 vittorie, 2 pareggi, e che pareggi lo sappiamo, col Sassuolo 3-3 al 90esimo e col Verona all'86esimo 2-2. E l'1-2 col Bologna, 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta dopo essere stata in vantaggio per 1-0, calcio di rigore sbagliato, 11 contro 10, insomma è successo di tutto. E anche con lo stesso Sassuolo, gol mangiati, clamorosi, la gestione, i cambi, cioè sono 7 punti che avrebbero oggi potuto dare all'Inter una classifica 78 a 77. È vero che con i secoli in mano non si va da nessuna parte, quindi l'abbiamo detto troppe volte, torniamo sulla terra, siamo a meno 6, non siamo a più 1. Siamo però secondi, un'Inter quindi positiva in tutti i numeri, anche in quelli che dicono per esempio più 4 sull'Inter del 2010, più 2 sull'Inter dell'anno scorso, ma già l'Inter finale dell'anno scorso, perché a 5 dalla fine sarebbe a più 10, a più 10 su quella dell'anno scorso, e quindi ripeto, tanti giocatori che vanno in gol, 18 differenti in campionato, diversi, e questo significa un'Inter che attacca a pieno organico. C'è stato anche il gol di Biraghi, il gol di Gagliardini. Segnano un po' tutti, il quinto di Candreva, settimo stagionale, di Sanchez il terzo, che va a fare anche assist e fa veramente tantissimi assist e gol, dopo il lockdown addirittura secondo solo per gol più assist a Cristiano Ronaldo, che ha 9 gol più assist, secondo Sanchez ha 8 gol più assist, 2 più 6. Quindi scatenato Sanchez che merita la palma ancora una volta, anche se l'ultima avevo dato più o meno Godin e poi Sanchez davanti, stavolta Godin era squalificato e quindi Sanchez migliore in campo perché mette un gol non difficilissimo di testa su assist di Biraghi, il 3-0. Poi qualche altro lotta, combatte, gli dà fastidio quando sbaglia i gol, mette lo zampino sul primo gol con un bell'assist e poi anche sul secondo, alla fine fa girare la palla, comunque è nell'azione del gol di Biraghi. Quindi molto bene Sanchez, parto proprio dal migliore 8, ma tanti voti positivi. E l'unico neo, Handanovic, non è stato praticamente impegnato perché una traversa per la spalla e poi quel rigore non dato, è proprio lui che esce su strefezza, la palla non era nella disponibilità del giocatore della Spal, ma non era uscita dal campo e quindi se la palla è in campo, il portiere arriva dopo, per me lì era rigore alla fine del primo tempo, quindi io do 5 per quell'episodio ad Handanovic, perché una partita stravinta, però alla fine del primo tempo, è vero, era solo perché la difesa era scalata male. Però è un errore secondo me uscire in ritardo sull'attaccante veloce brasiliano strefezza della Spal. Quindi l'unica insufficienza Handanovic 5. La difesa gli do un bel 6,5 sia a Skriniar sia a Ranocchia che ha fatto bene, De Vrij era diffidato e è rimasto in panchina per tutta la partita, 6,5 anche a Bastoni che è stato ammonito, ma in fase propositiva continua a fare molto bene, a proporsi sempre. Dietro, magari ancora qualcosina bisogna mettere a posto, ma comunque mancava De Vrij. È vero, quel tiro sulla traversa, però è anche merito, oltre che di Petagna che si è saputo girare, anche di Skriniar che l'ha un po' strozzato quel tiro, l'ha sporcato il pallone, ha sporcato la palla e quindi diciamo il tiro e quindi la palla è andata sulla traversa anche per merito di Skriniar, quindi bene tutti e tre, dai, bene tutti e tre, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, 6 al subentrato D'Ambrosio che ha fatto l'ultima mezz'ora, prima da centrodestra in difesa e poi quando è uscito anche Candreva al 79esimo, anche
davanti, perché è entrato Pirola, il giovane Pirola, quindi esordio per lui. E Conte, quando si vince de largo con il Brescia, con la Spal, dimostra anche di essere tranquillo e quindi di fare i cambi, di fare tutti i cambi. Intanto, vi faccio vedere anche questa è la Polo che ha esordito stasera dell'Inter Club Pilade, che saluto gli amici dell'Inter Club Pilade di Cologna, quindi vittoria con l'esordio della Polo, l'esordio di Pirola, Candreva 7, perché Candreva ha messo ancora una volta il sigillo in questa partita e sta diventando una buona abitudine, stavolta portiere a sinistra, pallone alla destra del portiere con un tiro in diagonale, quelli che ci hanno fatto arrabbiare il 4-2 possibile col Sassuolo e poi il 4-1 possibile o l'assist da fare col Torino, che non aveva fatto. Stavolta invece l'ha piazzata molto bene, l'ha sbloccata, quindi forse anche il gol più importante. Brozovic 6 e mezzo, continua la sua fase di crescita. Già si era visto col Torino in buona crescita, stavolta ha scritto solo acqua e in effetti corre di nuovo ai suoi livelli. Gagliardini anche 7 meno, perché poi ha segnato un gol a porta vuota su bell'assist di Yangra Sotera, però sta giocando tutte le partite, sta giocando tutte le partite. È vero che ci ricorderemo per sempre quel gol col Sassuolo, ma anche altri errori come quello con il Bologna, il liscio, ma stavolta fa una partita comunque ordinata, di buona gamba e comunque le sta giocando tutte. Entra Borja Valero al 74esimo, a cui do 6 in questo centrocampo, un po' di professori, l'ho chiamato nella cronaca, Borja Valero, Brozovic e Eriksen, molta tecnica, hanno provato infatti anche a palleggiare, stranamente un paio di errori anche di Borja Valero che di solito non li fa. Comunque 6 per Borja Valero, 7 meno Gagliardini, 6 e mezzo Brozovic, Biraghi 7 e mezzo, gol, assist, esce al 63esimo. Da applausi la sua prestazione, secondo gol in campionato per lui, ha segnato anche in Europa League, 3 gol, bacia lo stemma, lo stemma sulla maglia nerazzurra e quindi complimenti, complimenti a Biraghi, anzi la maglia era nera perché era la terza maglia, tra l'altro sono arrivate le immagini ormai sicure anche della seconda, a quadrettoni, questa seconda maglia a quadrettoni che lascia un po'... Non lo so, non lo so, io sono per le bande verticali, non diagonali, la seconda bianca con una bella banda diagonale, quella la mia preferita, al massimo qualche variante, però questi quadrettoni da tovaglia un po' rigati, neri e azzurri, mi lasciano un po' perplesso. La terza ricorda un po' quella, deve ancora essere presentata, la terza. E probabilmente l'Inter giocherà con la prima e con la seconda nelle ultime due in casa. Vediamo un po' se sarà confermato. Biraghi, 7,5, gol e assist. Bella prestazione, non è la prima volta nelle ultime partite. Young entra al 63esimo e fa in tempo a fare l'assist, quindi 6,5 per lui. Eriksen, 6,5 anche per Eriksen, anche lui in crescita. Come ha detto Conte, bravo ragazzo, umile. Ricordo sempre che in carriera ha fatto un centinaio di gol e ancora di più di assist, quasi 100, intorno ai 150, ma solo in Premier ha fatto tantissime giocate belle in tanti 6 anni di Tottenham. Quindi adesso l'abbiamo visto, è entrato in tante azioni, anche nelle azioni dei gol, per esempio la prima, la tocca, poi c'è questo scambio bello con Lautaro che fa da sponda, l'1-2, un po' come ha detto Conte, Marcolin ha ricordato dei tempi del Bari. Il 4-2-4 con poi Candreva che si allarga e va a prendere il passaggio di Sanchez. Quindi io lo vedo sempre più, cioè, non è che lo vedo di più perché aveva fatto bene con la Napoli e con la Samp, poi ha avuto un calo fisico, poi non ha giocato. Adesso era sempre al centro del gioco, ma come ha detto Conte, deve mettere un po' più di aggressività. Qualcuno dice non ha nel DNA, ma non fa niente, non c'entra. Uno non ha nel DNA, ma fa anche un po' di più quello che sa fare di meno, perché per il resto il tocco di palla è delizioso, i tiri, gli assist, la visione di gioco, ma è un giocatore di classe superiore, no? Non dobbiamo scoprire Eriksen a 28 anni, deve semplicemente entrare sempre di più nel meccanismo, alzare un po' il tasso di aggressività, perché è una squadra che aggredisce alto e quindi anche lui, e per il resto vedrete che Eriksen ci darà tante soddisfazioni, Sanchez 8, migliore in campo l'avevo già detto prima. Esposito con Pirola è un senza voto a 10 minuti dalla fine. Anche se Pirola l'esordio, vorrei dare un bel 6 più. Lautaro
Lautaro sei più perché non ha segnato, gli manca ancora qualcosina, fa un assist bellissimo per Sanchez che si gira e grande parata di Letizia, il portiere della Spal, peccato perché era stata una bella giocata di Lautaro, ne ha fatte altre come su quella sponda sul primo gol, 1-2 all'indietro e poi palla a Sanchez e poi Candreva gol, e quindi deve ancora un po' trovare più continuità con il gol, aveva segnato col Torino una deviazione. Però non è più quel Sanchez che abbiamo visto dopo il lockdown, qualche partita un po' assente, no, era dentro la partita, quindi 6 più glielo do. Così come do un bel 7 a Conte, anche 7 più, perché la partita è stata controllata sempre, a parte quell'episodio del rigore o la traversa, ma l'Inter poi è andata sempre più in scioltezza e già nel primo tempo aveva comunque comandato il gioco per l'ennesima volta. L'Inter fa sempre la partita, i giocatori diversi che segnano, qui Candreva, Biraghi, Sanchez, Gagliardini, la gestione anche stavolta, due cambi al 63esimo, D'Ambrosio per Bastoni e Young per Biraghi, poi al 74esimo Borca per Gagliardini che le sta giocando tutte, poi anche i due giovani, Pirola e Esposito, la soddisfazione dell'esordio di Pirola al 79esimo, quindi non tardissimo, una quindicina di minuti, anche 11 minuti di riposo per Candreva e Sanchez che saranno utilissimi con la Roma, si gioca già, e ormai venerdì, dopodomani sera l'Inter si può portare a meno 3 dalla Juventus mettendole pressione per questo Juventus-Lazio di lunedì sera. Bisogna provarci. Lo scudetto è quasi andato con questi tre non risultati con Sassuolo, Bologna e Verona, ma andare a meno 3 a 4 giornate dalla fine con la Juventus che deve giocare poi con la Lazio e altre 4, il calendario non è proprio facile facile. Udinese-Juventus, Juventus-Samp, Cagliari-Juventus, Juventus-Roma. L'Inter non ce l'ha per niente facile, nemmeno l'Inter, che ha Roma-Inter, già si parte male, poi c'è un Inter-Fiorentina, male nel senso come quoziente di difficoltà, poi c'è Inter-Fiorentina, Genoa-Inter, Genoa ha perso col Torino 3-0 e solo a più uno sulla salvezza su Lecce, e poi c'è Inter-Napoli-Atalanta-Inter, e sicuramente per il Getafe il 5 di agosto saranno tutte ogni 3 giorni. Ormai lunedì, giovedì, domenica, poi mercoledì la Fiorentina, già si sa il Genoa, l'unica alle 19:30 di sabato 25 e poi il 28 il Napoli, martedì, chissà se l'Atalanta sarà venerdì o sabato per finire prima di Inter-Getafe. Questo è un po' Spal-Inter, una serata tranquilla, soprattutto nel secondo tempo, ma non è mai facile, è giusto ricordarlo, come l'hanno ricordato anche Conte e gli altri, soddisfatti ovviamente tutti della squadra, perché con queste squadre si sono sempre persi punti nel passato. È vero che adesso Verona, Sassuolo e Bologna non sono di bassa classifica, ma sono di centro-alta qualcuno. Verona e Sassuolo hanno fatto un bel campionato. Però, ripeto, se perdi gli scontri diretti con queste squadre devi fare un percorso sempre più netto possibile. Ti ripeto, Handanovic 5, Skriniar, Ranocchia e Bastoni 6,5, D'Ambrosio subentrato 6, Candreva 7, Pirola 6 più per l'esordio, Brozovic 6,5, Gagliardini 7 meno, Borca Valero 6, Biraghi 7,5, Young 6,5, Eriksen 6,5, Sanchez 8, Esposito 6, Lautaro 6 più, Conte 7, Inter 71, 72 gol, miglior difesa, secondo attacco. Andiamo ora a vedere con i recuperati perché ci dovrebbero essere. Moses c'era già oggi in panchina. Barella e Lukaku, almeno per la panchina, si spera di portarli a Roma. Inter che dorme a Ferrara per non tornare alle 4 di mattina, veramente pochissimo recupero. La Roma ha giocato mercoledì, c'è questo svantaggio, ma vincere aiuta a vincere. Anche la testa può essere più positiva e poi la Juve gioca dopo. Quindi questo può essere stavolta un piccolo vantaggio, cercare di andare 77 a 74. Prima si era sempre meno 9 perché una partita da recuperare, ma invece andare a meno 3 con una partita in più farà un certo effetto. Però bisogna battere la Roma fuori casa, che non è una passeggiata di salute. Roma che ha fatto 3 sconfitte con l'Udinese in casa, con il Milan a Milano, poi a Napoli, però poi ne ha vinte 3.
Adesso viene da una buona serie, sta recuperando giocatori, è in fiducia, è quinta, ha staccato Napoli e Milan, quinto posto a 57, a meno 11 dalla Lazio. E può andare anche la Roma a sognare andando a meno 8 dalla Lazio se batte l'Inter e la Lazio perde con la Juventus. Quindi al contrario, gli obiettivi al contrario dell'Inter. Anche se poi è vero che la Lazio ne sta perdendo tante, ma meno 8 poi a 4 giornate. Non credo che la Roma abbia delle, cioè, la speranza, ce la può avere, tutti possono avere la speranza, ma pensare a una Roma quarta è molto difficile. Buonanotte a tutti, buongiorno per chi guarda il video venerdì mattina, nella giornata di venerdì. Un caro saluto da Michele Borrelli, sempre Forza Inter, grazie a tutti quelli che hanno visto con noi anche Forza Ragazzi, che hanno contribuito con la Super Chat, con PayPal, grazie a quelli che si iscrivono al canale, che lasciano il like, che condividono i nostri contenuti. Grazie a tutti e ci vediamo venerdì sera alle 23 con il nostro ospite per Intermercato, venerdì sera, quindi. Oggi, e già domani, è già antivigilia di Roma-Inter. Pazzo campionato, pazzo luglio, tutto incredibile. Chissà che non ci sia una pazzia finale per la squadra più pazza che c'è, quella nerazzurra. Ciao a tutti da Michele Borrelli, ciao, sempre Forza Inter. Iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti. Ciao.